Gli obiettivi del PNIEC sono ambiziosi in termini di riduzione delle emissioni. Secondo lei sono raggiungibili? Sono raggiungibili, la direzione è segnata verso la decarbonizzazione, ma il punto di vista delle utility deve essere improntato al principio di realtà e al pragmatismo. Senza ideologismi dobbiamo, diciamo, centrare gli obiettivi portando la transizione energetica dal basso, coinvolgendo tutti gli attori territoriali senza eccedere con il passo alpino e con le giuste tappe intermedie, perché si rischia anche di non centrare gli obiettivi di equità sociale, di sostenibilità, appunto, che coinvolge famiglie e imprese, perché in gioco c'è anche la competitività. Se si eccede, diciamo, in una visione univoca che guardi solo a specifiche soluzioni. Per quanto riguarda il biometano, il piano prevede un importante innalzamento dei livelli di produzione che dovrebbero raggiungere il 10% della domanda complessiva di gas in Italia. Che ne pensa? Penso che è giusto preservare le nostre reti del gas, sono un patrimonio, un asset importante, e per quello che dicevo prima non possiamo andare unicamente verso l'elettrificazione dei consumi o un unico vettore energetico. Dobbiamo portare tutta la nostra tecnologia verso la transizione, e compresa le nostre reti, che possono domani superare, diciamo, l'uso del gas metano di origine fossile e centrare, diciamo, ulteriori risultati nei new gas, nell'idrogeno verde e nel biometano. Considerate che dei 76 miliardi di metri cubi di gas di cui ha bisogno il nostro paese, potremmo ricavare un 10% dal giusto trattamento della frazione organica che può generare biometano attraverso la biodigestione anaerobica. Sarebbe metano biologico che deriva dai nostri rifiuti organici. Questa è la direzione estera impegnata nel biometano in molti centri di produzione a supporto di impianti di soggetti terzi anche. E proprio sul biometano Estra cosa sta facendo? Sta assistendo molti centri di produzione biometano, garantendo la diffusione in rete, soprattutto nelle zone periferiche o campestri, dove le reti spesso non riescono ad accogliere tutta la produzione, perché, come si sa, il gas viene assorbito principalmente nella stagione fredda, nella stagione invernale. Quindi se pensate a un impianto di biometano che lo produce tutto l'anno, ha bisogno o di stoccare o di garantire che comunque da un ambito periferico campestre, dove insiste una rete di distribuzione di bassa portata, c'è la necessità di fare arrivare questa materia nelle condotte capaci di stoccare la materia. Per la prima volta in Italia si fa riferimento al nucleare come possibile fonte di energia pulita in sinergia con le rinnovabili. Qual è la sua posizione? Il nucleare è una scelta che dobbiamo percorrere, chiaramente di ultima generazione, nucleare pulito, senza rischi, a bassissimo impatto, che potrebbe contribuire a arricchire quel mix energetico che dobbiamo cercare per raggiungere sicurezza e indipendenza energetica. Abbiamo fatto uno sbaglio noi ad abbandonare il nucleare molti anni fa, l'ha fatto l'Europa intera, dobbiamo riprendere, oggi c'è la tecnologia idonea che mette da parte i rischi patiti nel passato.